Siamo oggi con Matteo Selvini, che è intanto co-direttore della scuola di formazione Mara Selvini di Milano, che è nata, mi sembra, nel 1982, vero Matteo? Come autorizzazione ministeriale molto dopo, diciamo, molto però dopo. nel 99, quindi abbiamo già festeggiato 20 anni di 20 anni. istituzione, diciamo. Però vabbè, facevamo della formazione anche prima, naturalmente. Eh già, è una formazione ancora non coperta da Dal quelle che sono ministero. state poi. Sì. Lì insegna, oltre a essere co-direttore insieme con Anna Maria Sorrentino e Stefano Cirillo, è stato autore o coautore di libri che hanno segnato molto le nostre conoscenze, che sono stati molto di successo. I giochi psicotici nella famiglia, come prima idea, poi Ragazze anoressiche e bulimiche, che è stato quel libro in cui voi avete ripreso tutta l'attività di Mara Selvini con le pazienti di disturbi alimentari, pazienti adolescenti di disturbi alimentari, e poi un po' più recentemente quello è Entrare in terapia alle 7 porte, no? Mi dici qual è quello che ti è più caro tra questi tre? È un po' difficile, ma insomma. Beh, indubbiamente mi è più caro quest'ultimo, entrare in terapia, perché è un po' la summa di tutta una vita di lavoro, insomma, perché gli altri sono stati dei pezzi. In quest'ultimo abbiamo fatto una grossa sintesi, una specie di manuale, non dico proprio conclusivo perché non vorrei essere troppo iettatorio, ma No, insomma, assolutamente. però diciamo, certamente abbiamo riorganizzato lì dentro tante cose su cui avevamo lavorato da 20 anni, e quindi lo ritengo un'opera, come dire, della maturità degli autori, si può dire, ecco. Mentre Bene, le altre bene. erano delle ricerche che oggi in parte consideriamo un po' sorpassate, insomma, no? Ecco, anche perché sono usciti 30 anni fa, 20 anni, 20 passi anni fa, come giusto che sia, insomma, no? Certamente. Ricordiamo anche che tu hai partecipato, hai avuto la fortuna per certi versi, noi vecchierelli queste fortune le possiamo esibire, no? Hai avuto la fortuna di lavorare in un momento in cui c'erano i servizi territoriali e d'altra parte c'era questo tentativo straordinario di inserire il modello sistemico negli approcci territoriali, nei servizi territoriali. Uno per tutti, ricordo Corsico, Beh, e quindi diciamo una cosa certo. leggendaria. Poi sei stato autore o coautore di numerosi articoli che sono stati pubblicati in molte riviste prestigiose e sei stato relatore e sei ancora relatore in tanti convegni, conferenze a livello nazionale e internazionale. Allora, il nostro accordo preliminare era quello di cogliere un tema che è un tema che è forse una delle bestie nere degli psicoterapeuti e degli psicoterapeuti sistemici, che è il paziente non richiedente. Intanto, come potresti definire il paziente non richiedente? Ma diciamo che il paziente non richiedente è storicamente il cuore dell'esperienza della terapia familiare, perché in fondo la terapia familiare nasce con pazienti che non vogliono nessuna terapia, in genere adolescenti o giovani adulti che devono essere trascinati in terapia dai loro genitori o familiari. E l'esperienza, cioè tutto il discorso che volevo fare oggi, mi sembra proprio quello che più ha caratterizzato tutta la mia vita professionale, è combattere contro il fatto che ancora oggi, che sia una ragazza anoressica, che sia un tossicodipendente, qualsiasi che sia psicotico, ma al di là delle varie diagnosi, ancora oggi la maggior parte dei colleghi cognitivisti, psicanalisti, quello che è, rispondono al genitore giustamente preoccupato, vedendo individualmente, puntando a vedere individualmente il paziente.
la battaglia scientifica di noi sistemici è quella di dimostrare che, perlomeno per la fase di presa in carico, le sedute congiunte sono molto spesso molto più efficaci. E però, e quindi anche il succo del nostro ultimo libro, Entrare in terapia, è dire: caspita, ma ci vorrebbe una ricerca scientifica che dimostri che è più efficace per le anoressiche, per gli psicotici, per i tossici, una presa in carico congiunta e non individuale. Queste ricerche non esistono e noi vorremmo che ci fossero, perché nella nostra esperienza abbiamo visto che è molto più efficace che stare a cercare di parlare con un ragazzino che non vuole essere lì, che non vuole parlare, è una cosa molto frustrante, e le ricerche dimostrano che queste terapie individuali hanno una percentuale di drop stratosferiche, fanno 5, 6, 7 sedute e poi fine, mentre invece abbiamo delle buone esperienze di riuscire a coinvolgere questi ragazzi grazie a sedute dove partecipano anche i loro genitori e fratelli. Quindi pazienti non richiedenti sono questi su cui si basano la gran parte delle terapie familiari. Certamente, aggiungiamo i pazienti, diciamo, le persone che non vogliono venire sono le persone, le cosiddette portatrici del problema, no? Chiaro, per cui chiaro, i genitori, esatto, si attivano tanto, dicono dovrebbe essere aiutato, dovrebbe essere curato, e in questa frase dovrebbe essere curato, tutta la famiglia si tira indietro per il momento, no? Quindi di fatto vuole identificare il problema e il portatore del problema, così come allo stesso tempo dice ora occupatevene voi. Per cui la grande novità, la straordinaria, storica novità è quella di dire: tra quelli che vorrebbero che una paziente andasse a curarsi e il paziente che non ha nessuna intenzione di farsi curare, chiamiamo tutti e facciamo le sessioni congiunte. Esatto, che è nell'esperienza di tutti quello che funziona di più. Esatto, questa è proprio l'invenzione della terapia familiare, che purtroppo ancora non è diventata una prassi corrente nei servizi di neuropsichiatria infantile o di psichiatria, come secondo noi dovrebbe essere in tutti questi casi, e in questo senso appunto che la battaglia scientifica è ancora molto aperta. Certamente, certamente. E tu citavi anche l'esigenza di uno studio di valutazione, a questo punto comparato, tra un approccio. Sarebbe molto molto importante prendere un buon numero di questi casi di ragazzi che vengono trascinati in terapia e avere, che so io, due o tre dispositivi diversi, cioè mettere il nostro dispositivo a confronto con altri dispositivi psicodinamici o cognitivisti, sarebbe una cosa molto molto interessante. Però sono ricerche che non mi risulta vengano fatte in nessuna parte del mondo, e mi sembra molto sbagliato. Certo, oltretutto il problema dell'approccio individuale al paziente non richiedente può anche essere saltato, è semplicemente mettere a paragone l'efficacia dell'intervento individuale su un determinato tipo di paziente con l'efficacia dell'includere la famiglia nel trattamento. Se poi dopo l'intervento individuale, un intervento psicoanalitico o su base cognitivo comportamentale o cognitivista eccetera eccetera, è addirittura quasi quasi ininfluente. Bene, ci puoi fare qualche esempio di questa? Sì, diciamo che io ho in mente proprio due esempi classicissimi di queste prime sedute, no? Perché poi diciamo che è importante anche sottolineare che poi molto spesso queste terapie possono anche diventare delle terapie individuali e delle terapie parallele, nel senso che qua stiamo discutendo di cosa è più efficace per costruire un'alleanza terapeutica. E quindi quello che vedo io nella mia esperienza sono fondamentalmente due tipi di possibilità, che sono: una, quella classicissima, non so, del ragazzino
che mi viene portato perché è violento in famiglia, perché è intrattabile, famiglia che ho visto ieri sera, per esempio, mi viene portato questo ragazzino perché è insopportabile, aggressivo, violento, maleducato, eccetera, eccetera, che sta andando male anche a scuola, tutte le parti, e chiaramente questi sono casi dove il ragazzino per primo non accetta assolutamente di avere un problema. Lui ribadisce che sua mamma e suo padre che sono degli stronzi, che lo opprimono, che lo stressano. Questa è la classica situazione dove il terapeuta individuale, ma forse non riesce neanche a vederlo fisicamente, perché se anche ce lo portano, questo non entra dentro nella stanza e manda a quel paese i suoi genitori. Invece con la seduta familiare, ragionando sul fatto che siamo qua, ci mettiamo tutti assieme per capire cosa si può fare, questo ragazzino possiamo cominciare a vederlo. Cos'è che può succedere? Adesso non voglio raccontare tutto il caso, però è chiaro che mi trovo in una situazione difficile, perché i genitori non fanno altro che una litania, che dire che è maleducato, che è violento, che è insopportabile, cioè c'è tutta la... non certo, sono una classica situazione dove i genitori non è che si presentano come particolarmente autocritici o pieni di risorse psicologiche. Il ragazzino è malato, è matto, maleducato, non lo so, però tutto così. Riuscendo, diciamo, a lavorare con loro per qualche seduta, ad esempio in questo caso ho cominciato a dare delle prescrizioni di comportamento, tanto per cominciare a costruire un'alleanza, e poi sono riuscito, facendo anche delle sedute disgiunte, a far venire fuori qualcosa di psicologico che loro non vedevano per niente, nel senso che se anche il ragazzino fa fatica, cioè è un ragazzo in un certo senso non trattabile, perché lui fa fatica a fare delle riflessioni psicologiche sia su di sé, però quello che possiamo riuscire a fare in certi casi è che sfruttando la presenza dei suoi familiari, in questi casi specialmente della sorella, che dice delle cose interessanti di lui, per esempio in questo caso la sorella dice: è stato fino alla terza media il mio bambolotto, era bravissimo, buonissimo, e improvvisamente invece è cambiato, è diventato una furia. Beh, certo. Io posso fare poi una seduta familiare dove do un senso a quello che sta succedendo, dicendo: beh, è chiaro che questo ragazzo non poteva restare tutta la vita il bambolotto di sua sorella, in questa famiglia piena di casini, lui era un santo. È chiaro che a un certo punto la crisi deve arrivare, perché, anzi è giusto che ci sia questa crisi, perché sta tirando fuori una sua parte vitale, combattiva, non poteva restare una ameba buona tutta la vita. Ecco, questo è il tema classico della terapia mediare, che ci portano un mostro e noi dobbiamo trovare la connotazione, una connotazione positiva autentica di questo mostro. Questo tipo di presa in carico ha delle probabilità di successo. Vedere da solo questo ragazzino non ha, per di più un ragazzino assolutamente riflessione zero, che ti risponde solo boh, ma beh, sarebbe stato vero. Questo mi sembra un buon esempio del caso numero uno, che ci sono ragazzini che sono in una fase di disorientamento dove la loro riflessività è sotto zero, pensare di prenderli in carico individuali, per di più incazzati neri, è una pazzia. E non dico, certo, che è una festa con la terapia familiare, però almeno abbiamo qualche chance, ecco, non partiamo sconfitti in partenza come il terapeuta individuale. Certamente, le riflessioni che mi vengono sono due su quello che dici, Matteo. Uno è che tutti i comparenti, i membri della famiglia e il ragazzino, l'adolescente cresciuto, portatore di problema, hanno questo meccanismo che a me fa comodo chiamare l'esternalizzazione della colpa, delle colpe o delle responsabilità. Quindi il ragazzino, come tu dici, esternalizza, forse può anche ammettere che certe cose che fa non sono particolarmente brillanti, però poi dopo dice: la colpa è dei miei genitori che mi opprimono, tanto più mi opprimono quanto più io faccio queste cose, no? Mentre invece i genitori, anche loro sono portatori di una mancanza di autocritica, come la chiamavi te, certo. Attraverso l'esternalizzazione della colpa, e cioè quello di dire la società, gli amici, chiaro, i pusher, perché il bambolotto è stato traviato
da tutta questa serie di cose. Quindi ognuno porta qualche cosa che all'inizio il fatto che non c'entrano nulla. Ma, e qui è un'altra, la seconda riflessione, sono tutte posizioni, sia quelle dei genitori che quelle del figlio, in difesa perché pensano che sia importante trovare il colpevole, come si dice nei gialli, no? Invece nella terapia familiare noi sappiamo che questo discorso è un discorso perdente e quindi facciamo una giravolta, diciamo, non parliamo solo di chi è la colpa, certo. Ma parliamo del come sono successe le cose che sono successe. Infine, l'ultima cosa che vorrei condividere con te è che con gli adolescenti, questa è nella mia esperienza clinica un passaggio in cui riesco abbastanza bene, trovo che sia individualmente per cominciare la terapia familiare che proprio nella terapia familiare i portatori di problema vengono trascinati, incazzati, come dici te, negativi, respingenti, e quanto è importante, no? Far sì che loro pensino che noi non siamo lì per dare l'ultimo colpo di grazia, nel senso di dire sì è vero tu sei malato, sì è vero tu sei portatore di problema, no? Cioè l'idea di creare con loro un feeling che sia che interrompa questa idea preconcetta di noi come quelli che stanno dalla parte dei genitori, certo, questo certo. È un punto importante. Infatti, la nostra strategia di fondo in questi casi è proprio quella del riconoscimento della sofferenza, io la chiamo, cioè perché le famiglie come queste arrivano con questi elevatissimi livelli di ostilità, che sono in definitiva, come dicevi tu, un'esternalizzazione, un agito della sofferenza. Noi invece dobbiamo aiutare, quindi in questo senso è importante il formato familiare, perché non ci deve essere il riconoscimento. Certo, è importante arrivare anche al riconoscimento della sofferenza di questo ragazzo, però questo viene molto meglio se riusciamo a creare un contesto dove tutti riconoscono il loro pezzo di sofferenza. In questo senso io considero molto importanti le sedute iniziali in cui condividiamo la storia familiare sia come persone che come bambini dei genitori e dei fratelli, perché quello che cerco di far venire fuori è proprio il pezzo di sofferenza di ciascuno. Allora questo è la vera depazientificazione del paziente, sì, d'accordo, perché viene fuori, ma non da una dichiarazione di principi, viene fuori dal fatto che le persone raccontano e condividono i pezzi di sofferenza della loro vita, e allora diventa anche più facile per il ragazzo riconoscere che anche lui ha il suo pezzo. Se invece finché gli dicono che lui è il matto della famiglia, negherà sempre, no? Se si ferma lui, tutto. Cioè, la mamma c'ha il suo pezzo, il papà c'ha quell'altro, sua sorella l'ha anche lui si prenderà il suo, no? Questa certo, è la filosofia di fondo della terapia sistemica. Tu citavi anche un altro caso che forse esemplificava questo sì, tema. Sì, l'altro caso classico, questo è quello dove ci portano invece un adolescente che è meno grave, diciamo, in un certo senso, di questi, che invece coglie l'occasione della seduta familiare per dire delle cose ai genitori che magari non ha mai detto. Questa è la grande festa del terapeuta familiare. Sì. Non succede tutti i giorni, però succede che ti portano un ragazzino definendotelo oppositivo, negativo, chiuso in camera, eccetera, eccetera, e poi quando te li trovi davanti riesci a fargli dire delle cose importanti sul suo malessere, su come sta col padre, e quando questa cosa succede è una partenza veramente buona, perché potente, perché tu puoi valorizzare il fatto che è stato molto importante che questo ragazzo è riuscito a dire delle cose serie che gli fanno male, ma su cui si può riflettere, e questa è una partenza direi ottimale per un lavoro familiare, che poi può diventare anche individuale, parallelo, tante cose. Però quelle volte che succede questo, che riusciamo, diciamo, a usare la prima seduta per aiutare il paziente designato appunto a esprimersi, è una cosa molto efficace.
Certo, siccome tu hai fatto un riferimento della possibilità di cambiare, chiamiamolo, setting, no? Dalla terapia, sì, familiare, tra la, certo, terapia familiare e la terapia individuale, io ho un'idea che in generale, ma questo anche con le coppie, se, sì, iniziamo con l'intervento individuale, il passaggio alla terapia familiare o alla terapia di coppia è un molto più difficile rispetto al contrario, partendo dalla terapia familiare o dalla terapia di coppia alla, certo, alla terapia individuale. Sono perché, totalmente perché, d'accordo. Perché quelli che sono fuori, cioè il partner che non ha partecipato all'inizio della terapia individuale dell'altro partner, o il membro della famiglia, i membri della famiglia che stanno fuori fanno delle fantasie per cui da noi vengono e raccontano tutte le porcherie possibili e immaginabili che riguardano loro, e quindi sono piuttosto restii a entrare, no? Quindi, certo, è sempre meglio, quando è possibile, partire con la famiglia, fare addirittura dei colloqui, perlomeno questa è la mia esperienza, individuali, se è necessario, completamente preliminari, dichiarandolo, dicendo che la vera terapia inizierà quando riusciremo a mettere insieme tutti quanti, no? Quindi prima si fa, meglio è, terapia familiare, che poi può passare alla terapia individuale. Ma la battaglia, secondo me, è difficile da far passare anche nella mentalità della maggioranza degli psicoterapeuti, è proprio questa, cioè che se ti chiama una mamma perché è preoccupata giustamente per sua figlia e magari anche per il suo rapporto di coppia, eccetera, la stragrande maggioranza dei psicoterapeuti oggi al mondo dà un appuntamento a questa donna. Certo. E non riflette sul fatto che poi dopo, se tu hai fatto un'alleanza con lei, chiamare suo marito, chiamare sua figlia, diventa molto più difficile, perché tu hai implicitamente, quindi praticamente il caso che avevo in mente prima mentre parlavo di questa quindicenne, una ragazzina fantastica, ho dovuto combattere con la mamma per convincerla che era una buona idea, non che venisse lei a parlare con me, ma se si poteva fare un incontro anche col padre e con la... Ed effettivamente è successo quello che diceva, che la ragazzina ha detto delle cose molto importanti sul suo rapporto con suo padre, e abbiamo realizzato una situazione molto potente, che in una seduta abbiamo già avuto dei risultati. Se vedevo la mamma da sola, magari non arrivavo mai a fare la seduta familiare, perché avrebbe creato delle diffidenze, vuoi nel marito, vuoi nella figlia, e magari non ci sarei mai arrivato. Quindi è su questo che dicevo ci vorrebbero proprio le ricerche sulle procedure, perché sono convinto di questa cosa, ma deliro o ci potrebbero essere delle ricerche che confermano che esistono delle procedure più giuste di altre? Questo è un po' il concetto, no? In dubbio. Io sono poi da modesto appassionato a quei tempi della valutazione dei metodi e delle ricerche, degli studi, soprattutto nel campo dei consumi di sostanze, io credo che sia assolutamente indispensabile. Ma guarda, solo pensare ad una ricerca valutativa comparativa tra i trattamenti in generale che prendono gli individui e i trattamenti che includono la famiglia, quello sarebbe un grandissimo passaggio, no? Perché potremmo dimostrare, se ci riusciamo, i seguenti risultati, che sono più efficaci, sono più profondi e sono più corti. Ma infatti, chissà quando si riuscirà ad avere delle agenzie universitarie o di ricerca che organizzino questo tipo, perché è chiaro che ci vorrebbero delle agenzie super partes, delle agenzie pubbliche, che proprio per fare l'evidence based, ma sul serio, no? Queste buffonate fatte dalle case farmaceutiche, si faccia il vero evidence based attraverso dei veri trial. Certo. Purtroppo certo. Ne abbiamo avuti quasi nessuno, si ricorda ancora quello famoso di Londra, di Leffe, sì, è rimasto mitico, ma quanto
Uno è di tanto, è di tanto tempo fa. Esatto. Tanto tempo. Bene, allora io credo che abbiamo fatto una utile, un utile scambio, una utile chiacchierata, ma insomma un utile scambio di idee. Io ringrazio tanto Matteo che, oltre a essere un collega prestigioso, posso dire che è anche un amico e posso anche confessare che abbiamo qualche volta condiviso qualche tipo di devianza, come si può dire? Perché a tutte e due piace il Trivial Pursuit, possiamo dirlo insieme, no? E allora dovremmo tornare a fare una partita, dai. Dovremmo tornare a fare una partita. Va bene, su questo... Esatto. allora, quindi, intanto ringrazio di nuovo Matteo e do appuntamento a tutti quelli che ci seguono alle prossime interviste. Grazie. Grazie, Maurizio, è stato un piacere. A presto.